Una delegazione di parlamentari italiani si è recata in Crimea giovedì 12 maggio per una visita conoscitiva e di amicizia. La delegazione italiana è composta dai senatori Bartolomeo Pepe e Ivana Simeoni, appartenenti al gruppo misto, dalla senatrice Paola De Pin del Movimento Alternativa per l'Italia, dal deputato Nicola Ciraci del gruppo Conservatori e Riformisti e da Gabriele Sani, ex consigliere comunale di Empoli. Insieme a loro, il direttore di PandoraTV.it, Giulietto Chiesa, ex europarlamentare. La delegazione ha incontrato i massimi rappresentanti della Crimea, di Sebastopoli, Simferopoli e Yalta. Nonostante il breve soggiorno, i parlamentari sono immediatamente giunti alla conclusione che le informazioni diffuse dai media europei sulla Crimea sono fortemente distorte. La senatrice Paola De Pin ha osservato che la maggioranza degli italiani si oppone alle sanzioni contro la Russia e vuole riprendere i rapporti economici con il paese. Per il senatore Bartolomeo Pepe è chiaro che quello che hanno riportato i media non corrisponde alla realtà che abbiamo visto. Rientriamo in Italia, afferma l'onorevole Nicola Ciraci, con la convinzione che il popolo crimeano ha scelto liberamente il proprio futuro con un referendum legittimo e dal vastissimo consenso popolare. Per questo le sanzioni contro la Russia non hanno più ragione di essere. L'Italia è un paese che ha sempre costruito ponti, prosegue Ciraci. In Crimea abbiamo visto come sia nella storia del nostro DNA alimentare i rapporti con questo popolo tanto ospitale e con una regione così ricca di potenzialità economiche, a partire dall'approdo turistico e agroalimentare. Sergei Aksenov, capo della Repubblica di Crimea, esprime fiducia nei politici italiani che credono nell'amicizia con la Crimea. In Europa, sostiene il governatore, viene riportato tutto quello che accade in modo falsato. Quindi ogni politico che decide di venire qui in visita almeno per un giorno può vedere con i suoi occhi la realtà. Stamani l'intera delegazione, appena rientrata in Italia via San Pietroburgo, è stata accusata di attraversamento illegale del territorio ucraino. Tutti i parlamentari sono stati inseriti nella lista dei terroristi filorussi. Separatisti, mercenari, criminali di guerra e assassini. Dal sito ucraino Mirotvorets, emanazione diretta del Ministero degli Interni ucraino. L'Ucraina commette così un grave atto intimidatorio nei confronti di rappresentanti del popolo italiano. Mercoledì 18 maggio alle ore 16 presso la Camera dei Deputati è prevista una conferenza stampa in cui i parlamentari esporranno una protesta formale all'offesa subita dalle istituzioni italiane. Lo scudo antimissile Aegis Ashore, inaugurato in Romania lo scorso 12 maggio, non è un sistema difensivo, ma parte del potenziale nucleare degli Stati Uniti. Secondo il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, Mosca si vede costretta a intraprendere delle misure atte a neutralizzare le minacce che modificano l'equilibrio della deterrenza nucleare. L'operato di Washington rischia di destabilizzare il sistema di sicurezza internazionale e di provocare una nuova corsa agli armamenti. Nonostante la risoluzione della questione nucleare iraniana, di cui si servirono gli americani per giustificare la costruzione del sistema antimissile in Europa, l'accerchiamento della Russia da parte degli Stati Uniti continua. Immediata la reazione del Pentagono alle dichiarazioni di Vladimir Putin. Il vice segretario alla difesa Robert Work ha chiesto al Cremlino di riconsiderare le proprie affermazioni. I leader di Armenia e Azerbaigian si incontreranno stasera a Vienna, per la prima volta dopo l'inasprimento del conflitto nel Nagorno-Karabakh. Sebbene la fase attiva delle ostilità tra l'esercito azero e quello del Nagorno-Karabakh sia durata soltanto un paio di giorni, restano frequenti le accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco. I ministri degli affari esteri di Russia, Francia e Stati Uniti interverranno all'incontro in veste di intermediari tra Baku e Yerevan. Mosca si augura che l'apertura di un dialogo tra il presidente azero Ilham Aliyev e il suo omologo armeno Serzh Sargsyan favorisca la ricerca di una soluzione politica della crisi. Il
aumenta il numero di coloro che all'interno dell'Unione Europea vogliono l'abolizione delle sanzioni alla Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli affari esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier nel corso di un'intervista per il quotidiano Tagesspiegel. Tra questi, il ministro presidente della Sassonia Stanislaw Tillich e il ministro dell'economia della Renania settentrionale Westfalia Garrett Duin, che nel fine settimana hanno esortato Berlino a ripristinare il prima possibile i rapporti con Mosca. Il 18 marzo, a discutere dell'abolizione delle sanzioni e del riconoscimento del trattato di adesione della Crimea alla Russia, sarà il Consiglio della Regione Veneto. I deputati veneti saranno chiamati a votare una risoluzione con la quale si invita il governo italiano a condannare la politica di Bruxelles nei confronti di Mosca. Lo scorso 28 aprile una risoluzione simile era stata approvata dai deputati dell'Assemblea nazionale francese. Dopo il Brasile, Washington ci riprova con il Venezuela, dove l'opposizione si dice pronta a condurre un referendum per la destituzione del presidente Nicolás Maduro. La scorsa settimana, sia le manifestazioni organizzate dai sostenitori di Maduro, sia quelle antigovernative, hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. E mentre l'ex presidente colombiano Álvaro Uribe esorta le forze armate democratiche internazionali a intervenire in difesa degli oppositori venezuelani, Maduro, che teme un'invasione straniera del Venezuela, dà il via alle esercitazioni militari nel paese. Venerdì, dopo l'annuncio di un nuovo stato di emergenza, Caracas si è detta pronta a sequestrare le fabbriche che interromperanno la propria produzione. Infatti, secondo Maduro, gli oligarchi cui appartengono le maggiori società venezuelane starebbero sabotando l'economia nazionale su ordine di Washington. Il concorso musicale Eurovisione si è trasformato definitivamente in uno show politico. Ad affermarlo sono gli spettatori della manifestazione Canora, sconcertati dal risultato della 61esima edizione, conclusasi sabato con la vittoria della cantante ucraina Jamala, il cui pezzo, intitolato 1944, contiene una critica all'adesione della Crimea alla Russia. Inoltre, la pubblicazione dei risultati completi da parte degli organizzatori del contest ha rivelato una netta discordanza tra i verdetti delle giurie e quelli dei telespettatori in paesi quali Estonia, Germania, Ucraina, Israele, Georgia, Italia, Lituania e Polonia. Vincitore indiscusso del televoto, il cantante russo Sergei Lazarev.